chiamo Antonio Ciulli, sono residente qui a Montaione, sono uno dei soci dell'Hotel Vecchio Mulino, probabilmente il primo hotel qui a Montaione, anche se non è di data centenaria, si parla di un hotel nato nel 1985, dalle mura di un vecchio mulino, che c'era qui un mulino che ancora io mi ricordo, perché da ragazzo venivamo a giocare, era la proprietà dei miei nonni, era un mulino a macine di farina, poi trasformato dalla famiglia nel 1983-84 per i lavori, finito nel 1985, l'anno in cui è stato aperto. La particolarità è che è un ambiente storico, perché oltretutto si rifà nelle vecchie mura di quello che era il castello di Montaione. Mura rimaste, fra le poche rimaste, qui anticamente c'era una vecchia fornace vetraia dove c'erano i maestri vetrai proprio della zona, in quanto in queste parti abbiamo la pietra silice, quindi facevamo bicchieri, tutto quello che veniva fatto nel vetro, poi spostato per una questione logistica verso Gambassi e da lì Empolese, Valdelsa. L'idea nacque con i primi turisti che arrivarono a Montaione, ospitati negli agriturismi, e quindi a poco nacque l'idea di fare questo albergo in questo contesto. La struttura, quindi, come ripeto, è nata nel 1985-86 ed da oggi è ancora proprietà della nostra famiglia Ciulli, gestita sempre a livello familiare. Quindi non facciamo né dalle grosse convention, sempre una struttura con 25 posti letto. Normalmente curiamo la clientela familiare, i nostri clienti sono, ad oggi abbiamo clienti diciamo storici, ricordo alcune famiglie, alcune milanesi che io praticamente ho visto da bambino piccolo, ora ci sono nipoti, anche se non è che ho 60 anni, 70 anni, proprio perché erano venuti proprio da bambini piccolissimi, ancora oggi vengono a fare la settimana in questa zona. La fortuna è stata di lì a quegli anni che siamo in una zona dove, bene o male, a livello logistico arriviamo velocemente sia a San Gimignano e a Volterra, poi va bene anche se arriviamo nelle città, però abbiamo anche diverse zone qui a livello culturale molto importanti, il Monte Sacro di San Vivaldo, e poi possiamo arrivare tranquillamente a Certaldo Alto, alla Rocca di San Miniato, e quindi logisticamente uno può spendere una settimana di tempo tranquillamente senza mai andare volendo anche nei soliti posti. La legame della famiglia Montaione è storico, perché siamo montaionesi, diciamo doc di quella che è la famiglia Ciulli. Fra l'altro da notare che il mio padre è Ciulli, mia madre è Cacioli, però mia mamma, la nonna che è la mamma di mia mamma è Ciulli anche lei, di due famiglie Ciulli che non sono neanche parenti, quindi comunque sempre famiglie del posto. E il legame ormai diventa storico, cioè mio padre che ha un negozio che era della mia nonna, quindi tramandato nel tempo, i miei parenti da parte di mia nonna sono tutta gente che a tutt'oggi stanno qua, perché hanno agriturismi e aziende agricole nella zona di Piaggia. L'unico era mio nonno materno, che era di Arezzo, e quindi lui era l'unico importato, diciamo, in quei tempi, era lui. L'invito a venire a Montaione è per passare sicuramente una settimana tranquilla, soprattutto questo non tanto la struttura, proprio il paese è una fuga da chi vive in uno stress di città, cittadino, non so, io riferimento faccio sempre molte volte ai clienti che abbiamo noi, la maggior parte vengono dal nord, da Milano, da Torino e soprattutto diciamo anche dal Veneto, che sicuramente i ritmi sono diversi. Sono diversi, anche se ancora anche qui oggi il ritmo qui da noi è aumentato più che altro per spostarsi, proprio un discorso logistico. E qui passo una settimana sicuramente tranquilla, volendo visitare o anche dire riposare, fare dei passeggiati, trekking nella campagna o anche nel molto curata o anche nei nostri boschi che sono attrezzati, quindi è un po' una fuga, il viaggio a Montaione, la settimana a Montaione, il turismo a Montaione è solo una fuga, dice io ho una settimana a disposizione e in questa settimana posso andare a visitare, oppure sto in camera, oppure sto in giardino, mi fa un idromassaggio quindi in giardino, oppure vado anche a fare una buona mangiata, ecco. Questo è il senso di quello che poi dovrebbe essere la vacanza, perché tante volte si va a fare la vacanza organizzata e abbiamo più orari in una vacanza che nel posto di lavoro, come la vedo io.
Quindi questo se proprio dice, ecco, io lascio tutto a casa e mi vado a fare una settimana home. Vedremo quando sono lì.